che Peter Senior ha perso ancora un colpo, a questo punto qua sicuramente sceglierà di giocare in sicurezza. In ogni caso, eccovi quello di cui parlavo prima, guardate cos'è di bello questa inquadratura della buca 18 da dietro il green con questo paesaggio tipicamente toscano. Martin Ghez a meno 10 e Martin Ghez torna in corsa, a questo momento è secondo a pari merito. Ricordo qual è il regolamento per quanto riguarda i premi: per il primo premio, per la prima posizione, se due giocatori sono appaiati si va allo spareggio, qualora invece come nel caso di Ghez e di Peter Senior due giocatori giungono appaiati al secondo posto, il secondo e il terzo premio vengono sommati e poi divisi per due. Quindi nel caso specifico $25,000 scusatemi sterline al secondo e 14,000 al terzo, 39,000 sterline che verrebbero divise per due. Sì. Devo dire che il livello di gioco è stato davvero eccezionale, soprattutto per i giocatori del grosso calibro come Peter Senior, Fosbrand, Romero anche, che ha giocato molto molto bene. Vicente Fernandez, pensate, hanno giocato 36 buche, sono da questa mattina alle 8 sul campo e vi assicuro che il campo di Firenze l'ho giocato spesso e volentieri, devo dire che sono riuscito poche volte a giocarlo bene. È un campo molto faticoso, è molto su e giù, pieno di colline e poi soprattutto con il campo bagnato e il fondo argilloso, e vedo la testa del mio amico Johnny che approva, è uno dei campi davvero che stanca di più le gambe, si arriva già alla fine di 18 buche con le gambe stanche. Farsene 36 dopo la tensione dei giorni precedenti e arrivando quasi tutti da un torneo giocato la settimana prima in Portogallo, davvero devo dire è un grosso esploit anche di resistenza fisica, di sport vero da parte di questi giocatori, e con questo credo di poter rispondere in parte a quelli che dicono che il golf è un gioco per vecchietti. Questi signori si sono sorbiti in questa ultima giornata qualcosa come 14 chilometri, 12 chilometri, tanti solo di campo giocato, più i trasferimenti, una cosa e l'altra. È da stamattina alle 8 che camminano smazzando in campo e con una tensione nervosa, quindi 9 ore di gioco, vuol dire stare 9 ore sotto tensione. Ma viviamo ora questi attimi finali della partita sia di Martin Ghez che di Fosbrand. Martin Ghez a meno 10. Ha un putt. Vediamo dov'è la buca. Ah, peccato, un putt, era un po' di traverso come putt, però un putt veloce anche, perché c'è la pendenza da quella parte, era il putt per il, no, perché ha sbagliato il drive qui Ghez, quindi perso un attimo i conti, il suo meno 10, un po' preso dall'entusiasmo, ma non abbiamo visto, nel momento forse che abbiamo ridato la linea a Milano, a spot time, non abbiamo visto se il giocatore poi aveva ritrovato la palla sul primo colpo. Dicevo un po' d'entusiasmo perché trovo che questo Martin Ghez ha giocato molto molto bene, l'avevo visto già giocare l'anno scorso a Castel Conturbia in occasione dell'Open d'Italia, quindi era giusto che provasse a tifare per questo giovane giocatore inglese. Ed ora il putt dell'Eagle per Fosbrand, quindi è a meno 12, per andare a meno 14, meno 14, meno 14, peccato, sarebbe stato davvero eccezionale terminare con un Eagle che mi ricordo fece Severiano Ballesteros a questa buca all'Open d'Italia 83 per entrare nello spareggio, gli serviva un 3 e lo giocò da dietro il green in discesa, un colpo alla Mazzanti come lo chiamano qui a Firenze, giocato un po' con la palla presa in testa a rotolare, imbucò e ci fu un urlo, anche in quell'occasione però diluviava, vero Johnny? Martin Ghez, patta per il 6, quindi
perde un colpo, in questo momento è in terza posizione, quindi non è più in seconda appaiata con Peter Senior. Scavalca in classifica David Guilford, che aveva terminato a meno 8, quindi Martin Gates in questo momento è terzo. Non pensiamo qualcun altro possa portargli via la terza posizione. Vince intorno a 30 milioni, credo che sia una bella vittoria per lui. Ma vediamo l'ultimo parte di Anders Fosbrand, che si conferma campione Open Volvo di Firenze. Una bellissima prestazione di Fosbrand, gli era sfuggito il successo settimana scorsa per pochissimo al Portuguese Open, si è rifatto questa settimana a Lugolino, un campo che sicuramente si addice allo svedese. Ha vinto, come dicevo, l'anno scorso, ha rivinto quest'anno. A questo punto lo do come vincitore, pronto a mettermi una cenere in testa se Peter Senior fa un eagle e due birdie nelle ultime due buche, ma devo dire che il risultato di Fosbrand mi sembra al sicuro. Ecco, vedete il leaderboard bellissimo del Volvo Tour, e poi subito il nostro in sovraimpressione in tempo reale. Meno 13 Fosbrand, meno 10 Senior, Matti fermato a meno 9, Guilford a meno 8, vedete abbiamo Peter Mitchell a meno 6. L'unico giocatore che può ancora disturbare Fosbrand è Peter Senior, quindi magari mi sono fatto prendere un po' dall'entusiasmo, ma devo dire che sono molto amico, amo molto Fosbrand, ci ho tenuto moltissimo che venisse a giocare anche il torneo di Roma, il Roma Masters, ed è confermato che il campione del mondo e molto probabilmente il campione Open Volvo di Firenze sarà sicuramente a Roma Castel Gandolfo a partire da mercoledì prossimo. Il torneo comincerà giovedì, mercoledì è la giornata riservata alla Pro Amator, che viene offerta dagli amici sempre fiorentini del Neutro Roberts, quindi c'è un collegamento davvero fra questo Open di Firenze e l'appena nato, nascituro, perché si giocherà il primo colpo giovedì mattina, Roma Masters. Paul Lawrie, buona in ogni caso la prestazione di questo giovanissimo giocatore scozzese, 23 anni, è stato in testa dopo le prime 36 buche insieme a Peter Senior, poi ha mollato un po' nel finale, sicuramente non ancora abituato alla tensione di gare, soprattutto magari anche a giocare 36 buche nella stessa giornata e poi in delle partite impegnative, perché aveva in fin dei conti una partita con Peter Mitchell, che è già un buon giocatore, ma soprattutto Peter Senior, che ha vinto un po' dappertutto ed è il campione, ve lo ricordo, Australian Masters in carica. Peter Mitchell, qui siamo alla buca 16, da bordo green approccia, un pitch and run per Peter Mitchell. Ed è buono, vediamo, abbiamo visto per un attimo anche il marchino della palla di Peter Senior, che ora ha rimesso la rimessa in gioco. Peter Senior patta per il birdie, quindi ci sembra anche abbastanza vicino, quindi potrebbe riportarsi a meno 11, non vorrei aver gufato l'amico Fosbrand. Peter Senior per il birdie alla 16, eccola, meno 11, due colpi di distacco,
da Anders Forsbrand.